If we didn't leave Afghanistan now, when do we leave? Another 10 years? Another 5 years? Another year? Se non ce ne fossimo andati adesso dall'Afghanistan, quando avremmo dovuto farlo? Tra 10 anni? 5? Un anno? Io non manderò i vostri figli e le vostre figlie a combattere laggiù. Questa era la decisione più logica e razionale da prendere. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha risposto così giovedì scorso a chi ha criticato la sua decisione di ritirare le truppe americane dall'Afghanistan, come aveva annunciato ad aprile, peraltro trasformando in realtà gli accordi chiusi nel febbraio del 2020 dal suo predecessore Donald Trump. L'idea era quella di completare il ritiro nella data simbolica dell'11 settembre 2021, ventesimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Da quell'attentato erano nate come rappresaglia l'invasione dell'Afghanistan e la sconfitta del regime dei talebani, accusato di aver protetto il leader di Al-Qaeda Osama Bin Laden. Ma l'accelerazione drammatica della crisi, con i talebani che hanno riconquistato in pochi giorni il paese, tornando a imporre la legge islamica con il massimo di violenza possibile, aggiungerà all'anniversario dell'11 settembre un altro motivo di dolore, quello causato dalla consapevolezza che 20 anni di guerra, la più lunga mai combattuta dall'Occidente, siano stati inutili, come hanno dimostrato le immagini del tentativo di fuga di massa dall'aeroporto di Kabul che l'inviato del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi, ha visto di persona e ci racconterà nell'episodio di oggi. Io sono Tommaso Pellizzari e con questo purtroppo inevitabile aggiornamento sulla situazione afghana ritorna Corriere Daily, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Lorenzo Cremonesi, il tuo viaggio a Kabul è ovviamente iniziato dall'aeroporto. Che cosa hai visto? Era una specie di bolla l'aeroporto, come mai l'ho visto? Io ricordo l'aeroporto, l'aeroportino di Kabul dei talebani. Io la prima volta ci sono stato nel 98 ed era un posto distrutto, devastato, senza torre di controllo, senza radar. Gli aerei potevano viaggiare solo di giorno, non c'erano luci, era controllato dai talebani che neanche sapevano cosa fossero computer. Questo invece è un aeroporto costruito negli ultimi 10 anni che può fare la gara con Malpensa o con Fiumicino quanto a strutture. Certo è un po' più piccolo, ma insomma è un aeroporto moderno, era un aeroporto che era usato dalla coalizione. Ma quello che ho visto era un aeroporto in totale emergenza, i locali dell'amministrazione presi dagli americani e dagli altri membri della coalizione, tra cui noi, che avevamo preso tutto un piano per il nostro console, per i nostri militari, per gestire l'arrivo dei nostri afghani, totalmente circondato dalle truppe. Io sono arrivato, come tutti noi, con in mente le immagini terrificanti della gente che cadeva dagli aerei, che si aggrappava ai carrelli per partire tra il 15 e il 16 di agosto, quando è cominciata l'evacuazione. Ecco, non era così, era molto più ordinato. Questo ordine ti ha permesso di parlare con le tante persone in fila. Che cosa ti hanno raccontato? Prima di tutto erano persone esauste, come le abbiamo viste anche dai racconti e dalle immagini degli ultimi giorni, esauste, perché tutti arrivavano da giorni e giorni di tormento, di calvario. Quelli di Kabul ancora, bene o male, erano a casa loro e comunque siamo rimasti fuori. Tra l'altro faceva un caldo terribile, era un caldo che incollava le suole delle scarpe alla pista, all'asfalto, e quindi erano fuori, li vedevo lì che bivaccavano con poca acqua, con i bambini piccoli in mano, insomma quelle scene, e naturalmente lì le abbiamo toccate. Tra l'altro c'era un odore terribile, perché immaginate, senza gabinetti in giro, senza servizi igienici, lì accampati per terra, sporchi, sudati. Poi molti dovevano abbandonare. Ecco, un'altra cosa, vedevo che all'ultimo gli americani e i nostri anche gli dicevano che dovevano volare con molto poco, quindi franticamente a tirar fuori dalle borse, anche loro erano arrivati con poco, ma comunque che cercavano di alleggerirle ancora. Quindi c'era per terra di tutto, sacchi di plastica, cibo abbandonato, vestiti sporchi. Qual era il sentimento prevalente?
la loro paura ovviamente era che dopo tutta questa fatica, tutto questo calvario di attesa, di incertezza e di paura fuori, perché poi fuori si parlava dei ladri, del discorso che i talebani che potessero riconoscerli e fermarli. E poi vorrei aggiungere un'altra cosa a questo, che so che può essere interpretata politicamente, ma non è certamente nella mia intenzione. E questo me lo diceva anche il console, il nostro console, Claudi. Cioè, la coalizione aveva dei nomi, che erano nomi contattati in precedenza, avevano fatto delle clearance, quindi erano già stati riconosciuti, eccetera. Ma per ogni nome poi si manifestavano altre persone, e quella persona che invece si stava cercando magari non era riuscita ad arrivare. Quindi c'era tutto un numero, che secondo me è stato preso, di persone che arrivavano lì per caso o che provavano la sorte e che per mille motivi riuscivano a entrare. Molti di questi sono stati fortunati, non avevano nessun diritto di partire, non avevano nessun vero rapporto con la coalizione, ma proprio nessuno, e partivano. Sulla stampa afghana o sui media afghani è uscita la storia curiosa di un autista che veniva da Jalalabad col suo camion, gli hanno detto che c'era l'aeroporto, è andato per curiosare, per vedere, e si è trovato sull'aereo e il giorno dopo non lo trovavano, pensavano fosse morto nell'attentato, e ha telefonato la famiglia dagli Stati Uniti, sono qua. Non c'era proprio idea che lui partisse, e probabilmente casi così ce ne sono, eh. C'è una tipologia di persone che ti ha colpito più di altre tra quelle in attesa di scappare? Molti partono sulla base delle memorie. C'era un signore su 47 anni, era lì con tre figli e la moglie, e i figli erano ventenni più o meno, due ragazzi e una ragazza, e diceva: io non voglio che i miei figli vivano quello che ho vissuto io quando ero bambino. Quindi non scappava tanto dal terrorismo, dalle donne coperte, scappava dalle memorie della sua infanzia, non voleva che si ripetesse per i suoi figli. E questo è il ritorno ad allora, in che forme non si sa ancora, sono cose degli ultimi giorni. I talebani, che pure nella prima conferenza stampa hanno parlato di apertura al mondo, che sono diversi, che cercheranno di fare un governo inclusivo, le donne lavoreranno, ma in realtà hanno compiuto prima di tutto, sappiamo, di azioni violente, repressive da parte dei loro uomini sia a Kabul che nelle province. Girano dei video, dei filmati, anche se, ecco, questa è un'altra cosa che voglio dire, meno di prima, cioè già questo dal senso, cioè la critica, le critiche che sui social e il senso di orrore che sui social erano esplosi al momento dell'arrivo dei talebani, il 15, adesso è molto più soffuso, è molto più sottotono, perché la gente comincia ad avere paura, perché i talebani controllano i social. Ecco, qual è la situazione a Kabul oggi, per quello che tu sei riuscito a vedere? I piloti mi hanno permesso di andare nella cabina, e quindi atterrando ho visto un attimo la città dall'alto, ho visto molto meno traffico, come dicono anche le mie fonti, perché io chiaramente faccio dei pezzi adesso qui da Islamabad in questo momento, parlando ogni giorno, ma anche delle ore, con i miei amici, collaboratori, ho tanti conoscenti in questi 20 anni, persone che sono lì, ancora oggi ho già parlato. Allora, la città è proprio divisa in due, c'è il pianeta aeroporto che ormai poi si sta chiudendo, no? Siamo veramente alle ultimissime battute dell'esodo americano, potrebbe essere oggi, domani, insomma, la data è il 31, ma l'impressione è che loro lasceranno prima. Quindi quest'isola di eccezionalità e di crisi e di dramma, e poi c'è una città che lentamente attorno sta prendendo nuovi ritmi, è proprio la nascita, è un momento molto interessante anche giornalisticamente, la fine di un'era, di un regime, di uno status quo, e l'inizio di un regime che è quello talebano, terribile, oppressivo, che va a intervenire nelle vite private degli individui, che decide come devono mangiare, come devono fare l'amore, come devono vestirsi, se avere la barba o no, se possono uscire di casa, quindi interviene nel privato, da uno status di crescente libertà civili come era stato quello creato dalla coalizione a guida americana, e quindi di libertà individuali e quindi di riscoperta dell'individualità, al ritorno a quello che gli anziani, o comunque i meno giovani, o i non più giovani, ahimè, conoscono bene. Che cosa è già cambiato nella vita quotidiana? Dopo aver detto, le donne non lavorano, decideremo le modalità
secondo la nostra interpretazione della Sharia, della legge islamica, e questo naturalmente ha fatto tremare tanti, perché l'interpretazione si presta a mille possibilità e quella talebana è certamente la più oscurantista, quindi è il peggio, è la totale arbitrarietà. Ieri è arrivata l'ordinanza per cui tutti i vecchi dipendenti degli edifici pubblici devono tornare a lavorare, ma non le donne. Però le donne che lavorano nella sanità, quindi ospedali, cliniche, infermieri, dottori, sì, nei laboratori medici, sì. Quindi già questo è un passo avanti rispetto a oltre 20 anni fa. Come sta reagendo chi è rimasto? Per esempio mi diceva il mio collaboratore Farid che la gente ha ripreso anche gli Hazara, che parlano farsi, che parlano dialetti iraniani farsi, si sono rimessi a parlare Pashtun, è curioso, oppure hanno cambiato cappello, hanno messo cappello gli uomini, si fanno crescere la barba e si sono tolti i cappelli classici degli Hazara o addirittura il pakol dei panciri, dei tagiki, degli uzbeki, che è diverso, e sono messi o i turbanti dei talebani o i cappellini degli haji, che sono quei cappellini bianchi che si mette quando uno ha fatto la haji, quando ha fatto il pellegrinaggio alla Mecca. Per esempio, ad alta voce si comincia a dire: ah, ma tu perché scappi? Magari fino all'altro giorno volevano scappare, si mettono a criticare chi sta scappando, i servi degli americani. C'è un asservimento del regime che i nostri vecchi che raccontavano del regime fascista ben sanno, questo è un fenomeno comune. Ci sono i volta gabbana, quelli che si adattano, quelli che comunque devono seguire per poter lavorare e vivere. Naturalmente c'è enorme questo problema del cash, cioè mancano, essendo chiuse le banche, non essendo pagati gli stipendi, non funzionando ormai da 15 giorni il sistema bancario, il sistema degli stipendi. Però intanto hanno riaperto i negozi, i ristoranti e i bar. E hanno riaperto queste hall. Questa è una tradizione afghana molto antica, molto diffusa, e cioè quando una coppia si fidanza e poi quando si sposa si fanno delle grandi feste. Sono famiglie che si rovinano, cioè la festa di matrimonio è il risparmio degli ultimi 10 anni, la dote alla figlia, il cibo, gli ospiti, magari gente molto umile che guadagna pochi dollari al giorno, che spende magari 3-4 mila dollari solo per il cibo, per le bevande in queste grandi hall. Nelle hall i matrimoni sono sempre stati divisi, infatti ho chiesto subito, ma in realtà era una domanda che non aveva senso, perché in realtà anche prima, anche in questo periodo di apertura, sempre tradizione ha vinto, e cioè uomini e donne separati, e naturalmente con i talebani ancora di più, con però quello che si vede molti più persone vestite tradizionali, cosa che invece specialmente nelle città e certamente nella capitale non era più, cioè vestiti con lo shawar kameez, con quei lunghi camicioni bianchi, con la testa coperta, la barba lunga proprio, e le donne completamente coperte, che stanno tra di loro, che soltanto tra di loro si tolgono il velo dal viso, ma rimangono comunque coperte dalla testa ai piedi, e questo è ritornato prepotentemente. Ci sono per le strade un po' meno persone, soprattutto meno donne. Le donne non vogliono guai. Grazie Lorenzo Cremonesi. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Se invece volete partecipare con i vostri vocali a Radio Italians, l'episodio domenicale con Beppe Severgnini, mandate i vostri messaggi al numero 345-612-5226. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai ogni mattina la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.